Beh, noi siamo abbastanza abituati a pensare che i diritti umani vengono violati altrove e che noi ci troviamo in una situazione privilegiata, il che è largamente vero. A maggior ragione cercare di sperimentare o far sperimentare, sia pure in un modo virtuale, cosa può voler dire subire delle violazioni di alcuni dei diritti umani che noi consideriamo più dati per scontati, come la libertà di parola. Una libertà di movimento può far riflettere da una parte quanto questi privilegi che noi abbiamo siano dei diritti che per tantissimi non sono ancora una realtà, ma soprattutto che ci sono anche da noi delle situazioni in cui questi diritti vengono violati. In questi casi sono degli esempi che sono dai centri di accoglienza per gli immigrati a delle situazioni di manicomi criminali o di altro tipo, che pur essendo delle situazioni un po' limite, però sono situazioni che noi di fatto tolleriamo senza domandarci quanto effettivamente in molti di quei casi vengano violati i diritti che noi non accetteremmo mai di venir privati. Ecco.